Festival della Canzone Mariana 2014. E siete in tanti, ci fa piacere. Anche questa serata puntualmente vede il suo inizio, è una giornata importante, è una giornata bella, fra l'altro, perché dopo una settimana non vi nascondo che abbiamo avuto anche noi un po' di paura per avere magari qualche problema, ma la Madonna ci aiuta sempre. Anche l'anno scorso abbiamo avuto una serata splendida e questa sera c'è anche questa luna e una serata serena. Anche il fatto che siete in tanti, e mi piace ricordare una frase che ha detto proprio l'altro giorno il nostro grande Papa Francesco: per un cristiano non riconoscere il ruolo della Madre Celeste significa essere un po' orfani. Questa sera siamo tutti un po' meno orfani perché stiamo celebrando e festeggiando ancora insieme e condividiamo questa bella serata, la nostra Madre Celeste. Buonasera a tutti. La serata inizia naturalmente a Squinzano, città mariana, dal 1981 ad opera del Cardinale Urzi, ma a Squinzano, come hanno detto anche in questi giorni i giornali, tutto parla di Maria, tutte le nostre chiese sono a lei intitolate. Poi abbiamo questa bella storia della nostra, del nostro santuario, dove la Madonna è apparsa a Maria Manca, per cui la Madonna è veramente presente. Affidiamo alla nostra Madonna questa nostra bellissima realtà, questa nostra bellissima cittadinanza, che veramente ama la Madonna e ama crescere sotto la sua protezione. E allora un omaggio a Squinzano, proprio Squinzano, da parte dei nostri bambini del coro Città di Squinzano. Yeah.
professoressa Lina Panariti. Salutiamo i bambini, sì, possiamo salutarli, grazie. Poi ci rivediamo fra qualche istante con la professoressa. Grazie, sono un po' meno, perché chiaramente un po' di loro ancora fra mare, insomma, non siamo riusciti a rintracciarli tutti, però chi era disponibile è venuto con noi ad aprire questa serata del Festival Mariano. Allora partiamo, se siamo pronti, con la sigla, perché oggi naturalmente, così come l'anno scorso, sarò solo a condurre questa bella serata, ma ci sarà con me un'amica, una persona straordinaria, che fra l'altro lavora per il nostro partner, che poi è l'Ora del Salento. Naturalmente parlo di Anna Rita Favale. Grazie Pino, buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati, grazie. Ciao, Anna Rita, Pino, un piacere è sempre ritrovarti. No, è un piacere mio veramente grande, ogni volta che tu mi inviti io accolgo con immenso piacere. Perché l'anno scorso abbiamo iniziato quasi così in sordina, però a vedere da tutta questa gente che questa sera è qui, sono veramente contenta. Non sono stata bene oggi, però fino alla fine ho detto no, devo andare, perché la Mamma Celeste vuole che io sia presente insieme a Pino La Galle. Noi ti ringraziamo, perché vabbè, ormai l'hai detto, io non volevo dirlo. No, va bene. Proprio alle ore 8 mi ha chiamato, è vero. Mi è arrivata una chiamata e dice: Pino, sto malissimo. Non vengo. E per la verità non so se ce la faccio, ha dei problemi seri. Però poi mi ha chiamato 10 minuti: Pino, sto un pochino meglio, voglio esserci. Un applauso, grazie, ad Anna Rita Favale. Grazie, grazie a Pino. E io tra l'altro vorrei fare un applauso a Pino, perché i bambini sono stati bravissimi, però questa canzone lui non lo dice, perché l'umiltà di Pino è ormai è nota. L'ha scritta Pino La Galle, per cui a lui veramente un grande applauso. L'ho scritta per un omaggio a Spinzano in occasione della Città della Musica che abbiamo celebrato a giugno. Sappiamo le tue grandi dote, prima, e la tua grande umiltà. No, lo facciamo con grande passione, come con passione facciamo questa bellissima iniziativa che ormai, ripeto, è la seconda edizione. Ogni anno, come vedete, è itinerante, un tour che va a toccare tutti i luoghi mariani della nostra città. L'anno prossimo saremo nella parrocchia di Maria Regina e oggi vorrei ringraziare questa splendida parrocchia che ha questo affaccio in questa meravigliosa piazza, bellissimo, che è Piazza Vittoria, che è la parrocchia Santa Maria delle Grazie. Vorrei ringraziare Padre Tarcisio De Pascalis, che purtroppo non è con noi, e tutta la comunità dei Prati e tutta la comunità parrocchiale di questa straordinaria parrocchia intitolata appunto a Maria delle Grazie. Io vedo in prima fila Monsignor Ginetto Gino Pezzuto, per cui veramente il grazie, annunzio apostolico, buonasera, grazie per essere qui con noi questa sera. Saluteremo tutti, anzi li inviteremo anche sul palco, perché daranno delle testimonianze e anche delle riconoscenze ai nostri artisti che si alterneranno durante questa serata. Per cui iniziamo. Quest'anno, cara Anna Rita, tu lo sai. Pino, io lo so, però voglio che sia tu a dirlo. Sì, l'anno scorso abbiamo celebrato nel Festival Mariano un santo dei nostri tempi. Quando parliamo di santi dei nostri tempi, parliamo santi che abbiamo avuto grazie al Signore come testimonianza, perché io penso che il Signore, quando ci dà testimonianze così forti della presenza di santi del nostro tempo, ci dà veramente la certezza o ci mette proprio nelle condizioni di avere quella fede così forte e non tante volte da dire: ma sai, io non credo. Non puoi non credere di fronte a testimonianze così reali. L'anno scorso una testimonianza era di Padre Pio, che abbiamo ascoltato con la sua voce e con la sua benedizione. Quest'anno abbiamo due grandi altri santi del nostro tempo che vogliamo celebrare questa sera con un breve ricordo, e parlo dei nostri due recenti santi papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Possiamo partire. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
sopra un po' di luce. La mia persona conta molto. È un fratello che parla a voi. Un fratello divenuto padre per volontà del nostro Signore. Continuiamo dunque a volerci bene, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce e poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre pieni di fiducia in Cristo che ci aiuta e ci ascolta. E continuiamo a riprendere il nostro cammino. Erano parole di Giovanni XXIII, che abbiamo ricordato dalla voce del nostro attore Walter Nestola, e dopo naturalmente le parole di Giovanni XXIII, le parole del nostro amato e mai dimenticato Giovanni Paolo II. Partiamo con il video. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Positivo cammino per l'umanità. La violenza è per tutti solo un cammino di morte e di distruzione. La fede è un'alleata preziosa nel cammino verso la verità. Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. L'importante nella vita non è tanto l'avere di più, quanto di essere. E ai giovani, spendete bene la vostra vita, è un tesoro unico. Erano parole e pensieri di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Applauso veramente a questi nostri due grandi santi. Ringraziamo Walter Nestola, che teniamo con noi, perché chiudiamo questo momento con un Walter, anzi se puoi prendere il microfono, perché quest'anno il tema del nostro festival è In cammino con Maria. In cammino con Maria perché la strada, il percorso dove noi ci incontriamo con tantissimi fratelli è comune, per cui dobbiamo condividere questo momento di percorso comune con la Madonna, ma anche con i nostri fratelli. E abbiamo pensato, senza indifferenza, senza pensare al nostro fratello come un estraneo, di cantare, di godere della gioia di trovarsi e di guardarsi negli occhi, senza stare, come dice questa canzone che abbiamo pensato di cantare insieme, sulla stessa strada, ma uno da una parte e uno dall'altra. No, il percorso è comune. Facciamoci compagnia. Possiamo partire. Ho sei cose nella mente e tu non ci sei più. Mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Ehi, ma che cammini come me dall'altra parte della
strada. Canta e passa la malinconia, se si canta in due passa meglio. E il fratello di una notte d'estate ci facciamo. Gente, cos'è già conosco? Un altro uomo. E il fratello di una notte d'estate, ci facciamo un po' compagnia. Dall'altra parte della strada. Ehi me, vieni e canta insieme a me da questa parte della strada. Ehi me, che sei solo come me dall'altra parte della strada. Ehi me, vieni e canta insieme a me da questa parte della strada. Che ci facciamo compagnia. Che ci facciamo. Ci facciamo un compagnia. Ecco, grazie. Fratelli, grazie. Che cantano insieme e fanno il percorso comune. Allora, ringraziamo l'attore Walter Nestola e a questo punto invitiamo grazie, le nostre Walter. Hostess. Grazie. Abbiamo un riconoscimento per il nostro attore che tra l'altro ha fatto un film, sta rimanendo nel Salento, sta facendo diverse serate. Walter, invitiamo il nostro sindaco Mino Miccoli, un riconoscimento a Walter Nestola. Buonasera. Ecco qua, attestato di partecipazione ai Festival della Canzone Mariana. E adesso anche un altro attestato, visto che abbiamo ascoltato sì, prima i bambini, al coro dei bambini Città di Squinzano, sempre consegnato dal sindaco, lo riceve la professoressa Lina Panariti, che invitiamo naturalmente sul palco. Grazie professoressa. Lì, Pino, già critico, abbiamo qui il sindaco, è vero che sta in prima fila e quindi la possiamo chiamare magari anche dopo, però non lo so, io chiederei al sindaco, è la seconda edizione del Festival della Canzone Mariana. Che cosa pensa di questo festival e che cosa vorrebbe che questo festival diventasse?
Sì, buonasera a tutti, io saluto tutti quanti i miei concittadini, auguro a loro un buon rientro dalla stagione estiva, anche se la coda non è stata particolarmente carina, anzi colgo l'occasione anche per rivolgere il pensiero ai nostri amici del nord della Puglia che non se la passano particolarmente bene, e quindi speriamo che questa situazione particolarmente per loro disagiata passi quanto prima. A volte i nostri concittadini con noi sono un pochettino ingenerosi, basta qualche pozzanghera d'acqua per contestare le amministrazioni. I disagi e i cataclismi sono quelli, San Marco e Lamis è un paese ormai scomparso a metà e gli altri paesi della Capitanata non se la passano meglio. Quindi scusatemi questa digressione. Non ci poteva essere rientro migliore dalle vacanze, perché effettivamente ci sono delle cose che hanno il carattere della oggettività, e questo oggettivamente è una cosa particolarmente bella. Pinuccio è bravissimo in questo, dopo la città della musica ci ha regalato questa seconda edizione che nel momento in cui viene seguita da così tanta gente, segno evidente che è una cosa che è bella, una cosa che dà lustro all'amministrazione. Noi ti ringraziamo di questo, grazie veramente. Ma non è una cosa mia, io ringrazio il nostro parroco, intanto il nostro Monsignor Marculli che ha preso insieme a noi questa bella idea, ma tutta la comunità squinzanese, parrocchiale, e naturalmente anche l'amministrazione, perché poi da soli non si va mai in nessun posto. Grazie comunque. Grazie a te. Adesso c'è un altro momento, un premio. Penso che abbiamo qui con noi una storica nostra ditta locale, parlo di Perrotta Luminarie, perché sono sempre disponibili e anche questa sera insomma ci hanno omaggiato di alcuni loro effetti luce, comunque loro illuminano veramente il Salento. Non so se c'è il Carlo Perrotta o qualcuno della famiglia, dovevano venire a ritirare questo premio, mi ha detto che venivano, comunque c'è qualcuno della famiglia? Non vedo nessuno. Cioè, allora leggiamo comunque la motivazione. È sempre il Festival Mariano, è un attestato di partecipazione alla ditta Perrotta Luminarie. Grazie quindi alla ditta appunto Perrotta, e se benissimo. C'è qualcuno comunque può ritirare il premio. Cioè, grazie al sindaco, poi lo consegneremo sicuramente ai nostri amici della ditta. Grazie a Walter, signor sindaco, avremo modo di vederci dopo. Bene, grazie. Allora continuiamo e inizia veramente adesso la presenza dei nostri cori, che quest'anno ognuno ha aderito a questa edizione con un solo pezzo. Allora Narita, la prima? Allora, ad aprire la rassegna è proprio il coro della parrocchia ospitante, il coro appunto della parrocchia Santa Maria delle Grazie, intitolato a Padre Igino e Torre. Il coro polifonico del convento dei frati minori Santa Maria delle Grazie di Squinzano nasce dall'esigenza di garantire in modo costante e adeguato l'animazione musicale nelle solennità più importanti della chiesa e delle festività francescane. Il gruppo corale si esprime con il suo repertorio in spirito di servizio e offre a Dio il canto a nome della fraternità. Con il brano Santa Maria Mater Dei di Mozart dirige il professor Olimpo Chimenti. Accompagna la tastiera la professoressa Monica Buscicchio, il coro della parrocchia Santa Maria delle Grazie. Buon ascolto. Si stanno man mano sistemando. Alla tastiera Monica Buscicchio, dirige il professor Olimpio Chimenti. Oh,
Grazie, no, se volete un attimo rimanere, così chiamiamo Monsignor Nicola Macculi, che consegna il attestato di partecipazione al coro Padre Egino e Torre della parrocchia Maria Santissima, Maria Santa Maria delle Grazie. Don Nicola, con le Madonne. Grazie al maestro e alla professoressa. E a tutto quanto il coro, un applauso perché lo meritano. Grazie, grazie, grazie Don Nicola. Pino. Molto bene, il coro è sempre grande, il coro di Santa Maria delle Grazie, molto bravi. Ringraziamento anche a loro che ci hanno ospitato, ripeto, come quest'anno il turno della parrocchia Santa Maria delle Grazie. E adesso è la volta di un solista. Lui viene da Fellina, si chiama Mino Skandorebek, ha scritto e anche autore, cantautore di questa canzone, di questo pezzo, di questo brano, che si chiama appunto Mamma Celeste. Alla tastiera e alla voce, Mino Skandorebek, un applauso. C'eri tu. Finezza del dolore, rumore del vuoto, c'eri tu. Bugia nell'essere libero, faccio ciò che voglio, nell'agonia della prigione, nel rancore dell'orgoglio. Io non sapevo che c'eri tu, e scusami. La miseria e l'incoscienza, son nutrito di sporcizia l'anima. E grazie perché tu, al deserto della mia rassegnazione, hai inferto un fiore di speranza. Tutto tu. Bella sei,
il celeste del tuo manto, io la pace vivo sempre tu. Sono piccolo, lo sai, il celeste del tuo sguardo, la luce vedrò. Scusami, ancora pecco, ancora cado, ancora il mondo mi rischia nel profondo della mia pochezza, affondo nelle mie fragilità. Grazie perché tu, con un dolce vento, mi riporti al cielo e sento l'odore di speranza. Tutto tuo, Mino Skanderbeg. Allora Mino, scusa, vieni avanti, io volevo così conoscere meglio Mino. Ha 26 anni, vieni Mino, vieni, vieni. Viene da Fellina, ha voluto iscriversi, insomma, partecipare a questa nostra rassegna dedicata alla Madonna di settembre. Lui vive a Fellina, dove è organista parrocchiale dall'età di 10 anni. Nel 2006 ha conseguito il diploma in sassofono presso il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Dal 2011 fa parte del gruppo di preghiera Tutti i tuoi Maria di Nardò, dalla cui esperienza nasce il brano Mamma Celeste, che è la sua prima composizione da cantautore. C'è un attestato anche per Mino, grazie all'applauso, lo consegna un nostro amico imprenditore locale che ci ha dato una mano anche per la realizzazione, perché purtroppo poi ci sono anche dei costi per queste realizzazioni. E invito sul palco Fernando Giovane del Multiservizi Giovane. C'è Fernando? Non c'è? Non lo vedo, va bene. Allora ti diamo lo stesso questo momento di un ricordo di questa serata. Mino Skanderbeg da Felline, grazie. E continuiamo, Pino, con queste bellissime canzoni. Allora, è la volta di una ragazza con il suo gruppo che conosciamo molto bene. La chiamiamo subito, Taina Maria Casalini. Taina Maria Casalini. Taina. Taina.
Taina inizia molto presto a cantare. A 14 anni crea il Black and White Gospel Choir, il primo coro gospel a sorgere nel cuore del Salento. Ne cura personalmente la formazione, preparandolo ai concerti con profonda coscienza spirituale ed emotiva. Direttrice artistica della Just for Jesus, elabora importanti produzioni nel Salento, in Italia e all'estero, collaborando con artisti e reverendi di fama internazionale come il reverendo Ashley Davis, il reverendo Al Brown, Cheryl Frenzel, Shirley Porter e molti altri. Fiore all'occhiello dell'attività di Taina sono i concerti tenuti a Londra con il pastore Felix Elshide e poi ancora il prezioso incontro nel Giubileo del 2000 con il grandissimo Giovanni Paolo II, San Giovanni. Tra l'altro domani forse ricorre il 20° no? anniversario della visita. Il 17 di settembre ricorre il 20° anniversario della venuta di Giovanni Paolo II qui a Lecce. Un'esperienza indimenticabile, bellissima, per noi poi appunto della redazione dell'Ora del Salento, un fermento unico perché c'era un via vai di stampa, di fotoreporter, di giornalisti, era veramente un'emozione grande. Il coro è già pronto? Allora, questa sera Taina e il suo gruppo ci farà ascoltare All the Time, accompagnata alla tastiera da Pachi Leo. Signori, per voi, Taina Casalini. Tra l'altro è un suo inedito, Taina Casalini. Un applauso, grazie. Buonasera a tutti voi. I'm looking for a light that's in my way, but I know that he's here to guide me all the time. I'm looking for Jesus, the only one who can make me feel alive. But now I know that he's here to guide me. Come on, I'm looking for Jesus. I'm looking for a light that's in my way, and I know that he's here to guide me. I'm looking. I'm looking for you. I'm looking for the lies in my way.
celebrazione mariana di questa sera. Coralmente ci immergiamo insieme nella bellezza del senso profondo della maternità. La maternità è un dono, è un privilegio che abbiamo tutti noi, è un dono di ogni essere umano, non solo le donne ma anche i bambini, uomini. Ogni essere umano ha il dono della maternità, perché il senso più alto della maternità è la capacità di farsi prossimo con gli altri, di essere insieme, sempre in ascolto del grido del mondo. Questa è la vera maternità. E allora viviamo ogni giorno insieme la bellezza della gestazione dell'amore, per far venire alla luce la fede, per concepire la pace. Grazie Taina. Marcella Cuppone, Eleonora Cascarelli, Alex Buffo, Silvia Schiavano, Clarissa Colucci, Katia Sili, Paci. Grazie. Grazie. Taina, se un attimo se vuoi aspettare qui, io vorrei chiamare qui con noi Monsignor Nunzio Apostolico, Monsignor Luigi Pezzuto, per la consegna dell'attestato di partecipazione a Taina e al suo gruppo. Grazie Taina, ogni anno è sempre un'emozione, ogni volta ascoltarti è sempre un'emozione. Eccolo qui. Pensavo, Roseto. Ah, di Lecce, e gli altri? Lo stesso. Bene, bene, congratulazioni, eh? Molti auguri anche per il futuro, va bene? Ecco. No, Monsignor Nunzio, un attimo solo, visto che abbiamo appunto il piacere di averti qui con noi, io vorrei che lei appunto dicesse qualche cosa in merito a questa serata. L'anno scorso lei non era presente, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di averla qui con noi e quindi vorremmo sentire dalla sua voce qualcosa. Io veramente non vorrei guastare l'atmosfera spirituale, culturale che è venuta creandosi attraverso queste belle interpretazioni musicali. Voglio solamente congratularmi per questa iniziativa. Siete alla seconda edizione e speriamo che veramente si possa continuare. Non è sufficiente fare delle iniziative che cominciano e finiscono. È necessario creare delle tradizioni, una continuità. Ecco, ed è questo l'augurio, i voti che io faccio alla nostra carissima cittadina Squinzano e a tutte le nostre parrocchie e anche quelli che sono venuti da fuori a partecipare a questo festival. Buona continuazione. Grazie, grazie a Monsignor Pezzuto, Nunzio Apostolico, grazie, grazie per queste parole. Pino. Allora, continuiamo. Adesso c'è un momento, Annalita puoi rimanere qui, che abbiamo voluto, non dico ripetere perché di fatto in questa piazza non è mai successo quello che effettivamente doveva succedere ad aprile. In che senso? Noi ad aprile abbiamo così pensato insieme sempre alla comunità parrocchiale squinzanese di celebrare la Pasqua con un momento di condivisione che era appunto la passione del nostro Signore Gesù Cristo vivente, diciamo così. Abbiamo messo su questo, anche da questo stesso posto, da questo splendido sagrato, da questa splendida piazza. In quella circostanza ci fu un problema che per la verità ha creato sì una bella serata, però tutto partiva da un video, perché la passione era un momento di condivisione sulla passione quotidiana che vive anche il nostro tempo. Ed è stato realizzato un video che vogliamo riproporre
in questa sera, perché è sempre attuale. Ogni giorno noi, nelle cose della vita, nei drammi, nella guerra, in quello che sta succedendo, che vediamo dappertutto, e poi lo vedrete anche nel video che è ben rappresentato, il bene e il male, questo contrasto continuo, quotidiano. Se siamo pronti possiamo partire, è stato realizzato da dei nostri amici, Elita Blasi, Emanuele Perlangeli, che hanno così preso appieno e interpretato quello che volevamo esprimere da quella "Per colpa nostra", si chiamava, era il titolo della canzone, e vi riproponiamo quel video che quella sera purtroppo per problemi tecnici non è andato in onda. Prego. Al centro di tutto, e penso che questo video veramente, tra l'altro ci sono state televisioni sì, che si sono interessate, hanno fatto dei servizi, siamo insomma felici, penso che è stata una bella idea anche di riproporlo, anche per insomma, dare pure così merito a chi lo ha realizzato con tanto amore. Ma bene, speriamo comunque che questa indifferenza, queste cattiverie, le guerre insomma e questi abusi di potere finiscano, perché vivere in un mondo dove tutto è cattivo o dove tutto è potere non è un mondo,
E dobbiamo guardare e diventare come i bambini, avere l'anima pura, l'anima buona e cercare appunto di migliorare il mondo, perché tutti insieme forse ci riusciamo, ma se ci chiudiamo nella nostra indifferenza e nel nostro egoismo non faremo grandi cose. Sono importanti anche queste iniziative per aprire gli animi e comunque, voglio dire, ognuno di noi può fare questo, su questo percorso, questo cammino, qualcosa, quotidianamente. Continuiamo con il Festival adesso della Canzone Mariana. Adesso è la volta del coro Santa Cecilia della parrocchia San Nicola, diretto dalla professoressa Rosaria Scalcione. Questa sera il coro della Polifonica Santa Cecilia eseguirà per noi l'Alleluia di Handel. Accompagna alla tastiera professoressa Carla Petrachi, a dirigere il coro e la professoressa Rosaria Scalcione. Si possono preparare con una formazione corale di uomini e successivamente mista. Fu proprio padre Gino e Torre, francescano del convento Santa Maria delle Grazie, che volle fondare questo coro nei locali della chiesa matrice San Nicola. L'attività durò diversi anni fino a quando padre Gino fu trasferito in altra sede e comunque furono trascorsi alcuni anni, fu l'arciprete Monsignor Antonio Caricato a sollecitarne la riapertura e la professoressa Rosaria Scalcione riprese il cammino e fu così che negli anni 90 il coro ricominciò, incaricato anche con altre parrocchie della diocesi a cantare, come dicevamo prima, per la venuta a Lecce di Sua Santità Giovanni Paolo II. Dalla visita del Papa, numerosi sono stati gli interventi della Polifonica Santa Cecilia in attività liturgiche, civili e militari. Signori, l'Alleluia di Handel, alla tastiera Carla Petrachi, dirige la professoressa Rosaria Scalcione. Oh,
Carla Petrachi e la professoressa Maria Rosaria Scalcione, attestato di partecipazione. Prego, doveva consegnare, per la verità, ma vedo che probabilmente mi dicono che è assente, allora invitiamola, nostro presidente del consiglio, professoressa, dottoressa Metrangolo, a consegnare l'attestato di partecipazione al coro Santa Cecilia della Polifonica di Squinzano. Ecco qua, grazie della vostra presenza, complimenti. Grazie alla nostra maestra, sempre presente, Carla Petrachi. Presidente, voleva dire, fare un saluto? Tu dire, Pinuccio, grazie. Tu dici, grazie alla collaborazione di tutti si è potuto realizzare questo evento. Io dico che di tutti si può fare a meno, ma per organizzare questo evento devi esserci tu, esclusivamente tu ci devi essere. Complimenti, Pinuccio, sempre meglio, grazie. Ringrazio, ma insomma io a parte sono poi timido, insomma arrostisco facilmente. Io volevo ringraziare a questo punto, prima di andare avanti, perché poi abbiamo un'altra grande artista, alcuni sponsor che comunque hanno contribuito, hanno collaborato a questa realizzazione, almeno per i costi vivi. Ringrazio Nobile Infissi, Produzioni Infissi a Squinzano, in via dei Falegnami. Esperienza e puntualità al servizio del cliente. Ringrazio la macelleria di Francesco Papa in via Roma, salumeria, carni nazionali DOC, piatti pronti, primi, secondi, carne arrosto e servizio catering su richiesta. Ringrazio lo staff di Originals Marine, che è qui in Piazza Vittoria, vi consiglia l'abbigliamento più adatto alle esigenze dei vostri piccoli. Approfittate della promozione con 80 euro di spesa, uno zaino in omaggio. Inizio della scuola è alle porte, venite a provare le tute Originals Marie, tute resistenti a prezzi irriverenti. Vi aspettiamo. E poi saluto anche, per la loro collaborazione, FM Autoricambi, un punto di riferimento qualificato per i ricambi del tuo veicolo in via Mater Domini a Squinzano. Dopo saluteremo anche gli altri. Grazie, un applauso anche a questi nostri amici. Adesso Annalita, andiamo avanti con lo spettacolo. Allora Pino, è arrivata la volta di presentare un'altra, come hai detto tu, bravissima cantante. Abbiamo avuto il piacere di sentirla, di ascoltarla l'anno scorso e quest'anno è ancora con noi. Si tratta di Miriam Mariano. Non ha bisogno di presentazioni, Squinzano è la sua seconda casa, perché da oltre 20 anni il maestro Maurizio Mariano, che accompagna appunto Miriam, docente nelle scuole di musica Roland, ha creato nel Salento spazi musicali dove poter apprendere e perfezionare l'arte del fare musica. Quando il talento incontra la professionalità e l'amore, incontaminato e incondizionato per la musica, ecco che si crea la condizionale ottimale per poter imparare a suonare correttamente e con il piacere di farlo. Il maestro Mariano unisce alla preziosa esperienza pluriennale la saggezza di una vera gavetta, elementi che lo rendono unico portavoce sul territorio di un metodo di insegnamento che etimologicamente lascia il segno. Da diversi anni si avvale della collaborazione dei figli Francesco e Miriam Mariano, rispettivamente pianista, chitarrista e cantante. Quest'ultima, appunto, come dicevo, è qui con noi questa sera. Ha mosso i primi passi nella musica del ventre materno e da allora non ha più smesso. Innamorato della dimensione armonica delle voci a fianco a tecniche di canto collaudate ormai da 10 anni, una visione a tutto tondo dell'artista cantante che fa dono di sé con la propria voce. Non a caso Miriam è lettrice per l'Unione Italiana Ciechi. Gli spettacoli della sua classe di canto nel periodo natalizio e a inizio estate sono dei veri e propri regali musicali. Dulcis in fundo abbiamo anche qui questa sera il maestro Rocco Giovanni Mastrolia. È un amico storico e collaboratore di fiducia, eccelso chitarrista e uomo d'altri tempi. Si definisce amante intimissimo della musica come sviluppo preordinario di suoni e silenzi e lascia spazio nel corso della vita alla conoscenza delle chitarre, del dobro slide, del mandolino, del banjo, della lapstel, della voce. Autore e compositore non ama le presentazioni ed è per questo che lasciamo lo spazio a Miriam Mariano. Eccola qui.
ci farà ascoltare l'Alleluia di Jeff Bucale. Buonasera Miriam. Do questo microfono o quello di Pino? Questo. Miriam Mariano. Maurizio Mariano, Rocco Giovanni Mastrolia. Giovanni Mastrolia, grazie. Miriam Mariano. Miriam, ogni volta che ti canti è un'emozione unica, mi fai accapponare la pelle, come si suol dire. Un applauso a Miriam, perché veramente grandi voci tutto. Al Festival della Canzone Mariana, grazie, e ringrazio Miriam. Queste grazie, grandi grazie voci a e Maurizio e a Rocco, grazie, non ci lasciano mai. Ce l'ha testato anche per Miriam, sì, Miriam. L'attestato a Miriam lo consegna? Chi lo consegna l'attestato a Miriam? Chi chiamiamo? Non c'è scritto alla... Chi chiamiamo per consegnare l'attestato? Vabbè. Sì, ma forse Don Sandro Don Quarta. Don Sandro Quarta è qui? No, dopo dovrebbe premiare Don Domenico. Se no, Don Sandro non c'è. Non c'è? Vabbè, allora Don Domenico. Don Domenico, Don Domenico, Don Domenico Fiore, forza.
No, perché non riusciamo a vedere. Da qui purtroppo che non ci hanno vedono. Assicurato la loro presenza, però può succedere di tutto e molti. Don Domenico, se e vuole consegnare. Ci rivediamo pure dopo con Don Domenico. L'attestato a Miriam. Don Domenico Fiore a Miriam Mariano. Grazie Miriam, speriamo di rivederci l'anno per prossimo. Il Festival Mariano. Don Domenico. Vogliamo. No, possiamo andare anche un po' fuori programma, perché poi Don Domenico, per la verità, ci siamo sentiti ieri per la partecipazione al festival e Don Domenico aveva una bella idea, però ce l'ha comunicato tardi, ma comunque non c'è problema, ho detto perché no. Improvvisiamo, nel senso che anche se la scaletta era fatta, c'è un bel pezzo che Don Domenico vuole presentare, che è un canto antico, mi sembrava di capire, ecco, ci spiegami. È un canto dedicato alla Vergine Santissima, ma di lunga tradizione. È scritto da Bosi, Salve Regina Fulgida. Quando sarà il momento? Se vogliamo, c'è già, possiamo, maestro, cioè il nostro fonico Antonio, possiamo. Don Domenico. Possiamo farlo ascoltare. Don Domenico, possiamo farlo anche adesso, eh? Ah, ce l'ha. Ah, beh, giustamente. Allora andiamo, ci abbiamo qui verso la tastiera. Un applauso a Don Domenico, Don Domenico Fiore, che ci farà ascoltare questo brano inedito. Della parroco della parrocchia Madonna di Fatima, che l'anno scorso abbiamo pure avuto ospite, ma quest'anno non c'è stata, diciamo, l'opportunità, ma l'anno prossimo sicuramente sì. E allora Don Domenico, voglio fare questa bella, quell'omaggio alla Madonna. Com'è il titolo? Salve Regina Fulgida. Salve Regina Fulgida. Quando risale questo brano? Perché poi c'è un brano antico. È Novecento, intorno al Novecento. Il Novecento. Questo lo avevamo scelto veramente con Padre Gino, con Monsignor Manarini, nella commissione musicale della diocesi. Per cui
padre Gino ci teneva tanto a inserirlo anche nei canti mariani, ed era un canto molto eseguito soprattutto nel nord, dove c'è questa tradizione forte alla Vergine Santissima, proprio indicata sotto questo aspetto: Maria Fulgida. Molto bene, allora ricordiamo anche Padre Gino, allora ancora una volta, che tanto ha fatto per la musica corale e polifonica del nostro paese e non solo. Senti Pino, però io devo spendere due parole, due, lo so che tu ti arrabbi, non fa niente. Io vorrei fare un applauso a Pino La Galle. Di nuovo. Sì, perché se non ci fosse quest'uomo con la sua tenacia, il suo amore, la sua passione, la sua costanza, la sua dedizione. No, non hai fatto niente di male, hai fatto tante cose belle. Questa manifestazione, questa rassegna, come tante altre cose che tu fai nella tua Squinzano e non solo, non avrebbero modo di esistere. Non è detto, potrebbero fare anche gli altri. Ho capito, lo vorrebbero fare chiunque, però nessuno lo fa. Quindi grazie a Pino La Galle, perché con la sua costanza e con il suo amore, passione, lo faccio la sua passione, ragazzo, e appunto, magari lo faccio adesso meglio perché ho più esperienza, sicuramente, però amo farlo. E poi voglio dire, se diverte me, se diverto anche gli altri, o comunque faccio delle cose utili, ne sono felice doppiamente. Grazie Pino. Grazie a te Annalita, grazie a voi. Allora andiamo avanti, adesso c'è un cantante di Squinzano, un tenore molto bravo, ha vinto la sezione editi dell'ultimo Salento Cantestate nella Città della Musica e non ha voluto non essere presente, cioè ha voluto essere presente a questa nostra rassegna dedicata alla Madonna con l'Ave Maria di Schubert. Invito sul palco Andrea Orlando. Andrea ha pensato, come dicevamo, di eseguire questo bel pezzo dedicato alla Madonna di Schubert. Come vedete alle mie spalle c'è anche un balletto del Centro Danza di Giovanna Rollo, che ha preso subito al volo questo nostro invito del preparare delle coreografie per il nostro festival di quest'anno con la sua scuola, queste splendide ragazze, allievi della sua scuola. L'Ave Maria di Schubert canta Andrea Orlando.
complimenti ad Andrea Orlando e anche al corpo di ballo della nostra maestra coreografa Giovanna Rollo del Centro Danza Squinzano. Applauso forte, anzi vorrei anche Giovanna Rollo, la nostra coreografa qui. E vorrei far premiare questo momento attestato di partecipazione in ricordo di questa rassegna l'assessore alla cultura, assessore Vincenzo Vespucci, e se c'è Nicola Maggio, il nostro imprenditore di Squinzano, che doveva essere presente, se è tra i nostri... No, amici, non lo vedo, purtroppo non abbiamo le luci davanti, non c'è Nicola? C'è la sorella? Ah, c'è Nicola, allora sì, se può venire sul palco. Intanto il nostro assessore consegna l'attestato al nostro tenore Andrea Orlando. Nicola non lo vedo arrivare, vabbè, lo ringraziamo uguale perché comunque è un amico che in tante situazioni sa come regolarsi e comunque viene sempre in aiuto alle nostre esigenze. Anche per questo lo volevo ringraziare e lo avevo pregato di essere presente questa sera. Comunque c'è la sorella, se c'è la sorella, dov'è? Sì, sì, è la sorella, qua, è uno della famiglia. La sorella, benissimo, la sorella di Nicola, la signora Maggio, consegna l'attestato alla nostra... E poi fra l'altro penso che la figlia, guarda caso, balla con la, nella scuola della nostra Giovanna Rollo. Ciao. Ecco qua. Anche il piacere di avere la figlia. Di avere la figlia nella scuola, molto brava, molto brava. Grazie. Grazie, continuiamo, grazie ad Andrea, grazie assessore. Due parole assessore, veloci, un saluto. Dovrei ripetermi, Pinuccio ormai è sinonimo di garanzia. Di nuovo. No, anzi io volevo sollecitare... Però lo dirò al sindaco, i nostri europarlamentari a Bruxelles per farti avere ormai la DOC, denominazione di origine controllata, sei una garanzia per te. ciao Vincenzo, nostro assessore alla cultura. E io volevo ringraziare, prima di andare avanti, ci avviamo ormai verso la conclusione, abbiamo ancora delle presenze straordinarie verso la chiusura, però vorrei ringraziare anche la ditta Opel di Squinzano, di Salvatore Immorlano, che è lieta di presentare l'ultima sensazionale offerta sulla vettura GPL più venduta in Italia, l'Opel Corsa. Questo mese infatti abbiamo 5.000 euro di sconto, più 5 anni di bollo gratis, più un finanziamento a tasso zero e, come se non bastasse, 2 anni di polizza furto e incendio compresi. Ultimo mese, solo presso l'Opel di Squinzano, di Salvatore Immorlano, partner del gruppo dei Mariani. Grazie a Opel. E poi ringraziamo pure Free Time, campi di calcetto e attività dello sport e del tempo libero, un punto di riferimento importante per il divertimento dei giovani e non, che in via Gorizia a Squinzano. È un punto di aggregazione che vi consigliamo di far frequentare ai vostri ragazzi, dove veramente ci si diverte, e poi insomma l'ha reso veramente molto molto come dire, funzionale e abbastanza vivibile. Andiamo avanti e adesso a chi tocca? E continuiamo, è la volta del gruppo vocale New Love Project. Il gruppo nacque nell'aprile del 2009 in collaborazione tra il maestro Emanuele Martellotti e il maestro Luigi Bubbico, docente della cattedra jazz del Conservatorio Tuto Schipa di Lecce. Il progetto fu prima istituito con l'intento di formare uno dei primi cori jazz in Italia, con annessa orchestra, che si sviluppasse tematiche jazz, in quanto deriva appunto da una scuola jazz. Staccatosi dal conservatorio dell'orchestra, per volontà del direttore, appunto Emanuele Martellotti, è divenuto un meraviglioso progetto vocale che abbraccia vari generi musicali, dal gospel al jazz e tutta la buona musica di alto livello. Abbiamo il piacere di ascoltarli questa sera. Sono già pronti. Quindi questa sera il gruppo appunto New Love Project esegue Total Prize, un brano a 4 voci a cappella. Per voi, eccolo qui. Buon ascolto. Il maestro professor Emanuele Martellotti. My life's to the
Project. Complimenti, ma cantare a cappella non è facile. Avete scelto questa, che per noi è anche una novità, che quasi mai, insomma, cori si presentano, no maestro? Sì, un brano che abbiamo scelto, noi facciamo parte della Federazione Italiana Cori Gospel, e questo è un brano della federazione, abbiamo preso questa versione che abbiamo fatto a cappella. Complimenti. Allora invitiamo l'assessore Taurino, ma forse è andato, forse è la sorella, consigliere Annarita Taurino, che consegna l'attestato di partecipazione del Festival della Canzone Mariana al professor Emanuele Martellotti. Grazie Annarita, e salutiamo il coro, grazie maestro. Adesso ancora un solista di Squinzano, anche lui è un cantautore. Anche lui ha vinto la rassegna Salento Cantestate nella sezione Inediti, perché scrive delle canzoni. Parlo di Daniele Marulli, una delle voci più belle che abbiamo a Squinzano, che è pure terra di musica, città della musica. Daniele ha scelto per noi un suo pezzo inedito dal titolo Quando sarò. Vedremo anche delle immagini, dei momenti, alcuni momenti in cui ha vinto il Salento Cantestate, e naturalmente lo ascoltiamo in questo pezzo che ha delle, come dire, un desiderio proprio di capire questo percorso di vita e di ricerca, questo cammino, e lui lo fa a suo modo con questo pezzo. Quando sarò. Quando io sarò ormai vecchio, che farò? Certamente non canterò canzoni e non ne scriverò. Racconterò a bambini vecchie storie d'un tempo, qualcuno di loro mi risponderà. Raccontano un'altra, questa la sappiamo già. Ma c'è una voce che viene dall'aldilà, che in bocca mi dice abbandona tutto e vieni qua. Quassù si può amare, anche cantare, si può fare quel che si vuole, senza rimpianti e senza sbagliare. E intanto il tempo corre in fretta, con i pensieri suoi. Ma la
mente mi aspetta, errori che non rifarei, ma d'ora in poi vedrò il mondo cantare tutti in coro, ed io assieme a loro. Che follia, pensare che lassù vita ci sia, cercando di cantare una poesia, malgrado tutto lascio e vado via, in cerca di un qualcosa che so, ma il tempo corre, il tempo se ne va. Si porta dietro anche la felicità e i giorni vissuti assieme non so chi, non ricordo nemmeno il nome e neppure come finì. E intanto il tempo corre in fretta con i pensieri suoi, ma la mente mi aspetta, errori che non rifarei, d'ora in poi vedrò il mondo cantare tutti in coro, ed io assieme a loro. Che follia, pensare che la subita ci sia, cercando di cantare una poesia, malgrado tutto lascio e vado via. Che follia, pensare che la subita ci sia, cercando di cantare una poesia, malgrado tutto lascio e vado via, in cerca di qualcosa che non so. Daniele, attestato di partecipazione, consegna l'assessore, il consigliere Saquella. Se vuole raggiungerci. A Daniele Marullo per la presenza al Festival della Canzone Mariana. Grazie, consigliere. Complimenti proprio, bravo. Beh, insomma, bravo. Daniele canta la vita, vabbè, complimenti ancora. Grazie Daniele. Grazie. Noi ci vediamo tutti e poi al finale tutti i cori, perché ci sarà un gran finale. Adesso ancora prima del prossimo coro, ma ne mancano altri due e poi andiamo verso la fine della serata. E vorrei ringraziare la caffetteria, pasticceria, gelateria, rosticceria The People a Squinzano in via Tagliamento, un accogliente punto di incontro. The People vi ricorda e vi invita domenica prossima 14 ad uno spettacolo che si terrà proprio lì vicino in via Tagliamento per le selezioni di Miss Mondo. E poi ancora Car Wash Boris Autolavaggio in via Rubicchi a Squinzano, effettua servizio a domicilio di smacchiatura di divani e di poltrone. Grazie anche a questi amici. Prego. Continuiamo è la volta del coro di Mater Domini. Il coro di Mater Domini nasce intorno agli anni Ottanta, quando l'allora parroco Don Mario Modesto, l'organista Gino Marzo e Lina Panariti, traendo spunto dal motto di Sant'Agostino, chi canta prega due volte, decisero di formare un coro col mero scopo di animare la liturgia eucaristica parrocchiale. Nel corso degli anni si sono alternati ragazzi, giovani e adulti che ancora oggi, uniti dalla passione per il canto, continuano con le loro voci ad amplificare il messaggio del Signore e a quanti partecipano alle varie celebrazioni liturgiche. La direzione è tuttora affidata alla professoressa Lina Panariti, affiancata dagli organisti professoressa Anna Gloria Liaci e Salvatore Panariti. Questa sera il coro esegue Rimani con me. Dirige la professoressa Lina Panariti. Lina Panariti, qui leggio.
Rimani con me, il coro della parrocchia Mater Domini. Diretto dalla professoressa Lina Panariti. Grazie. Un attimo solo, che anche per voi c'è l'attestato di partecipazione. Premia
il consigliere Carrozzo, se ci vuole raggiungere qui sul palco, eccolo qui. Grazie. Vuole dire qualcosa? No, vabbè. È naturale che in questa serata dove praticamente si inneggia la maternità, alla Madonna, queste note musicali cadano insomma un po' in fondo al cuore di tutti noi, quindi speriamo che rimangano fino all'anno prossimo in modo tale da rinnovarle con maggiore entusiasmo. Tutto qui. Grazie, bellissimo. Grazie. Consigliere. Ringraziamo il coro Mater Domini, professoressa Lina Panariti, complimenti ancora una volta per il vostro impegno, perché bisogna dire, dicevamo prima, tanto si spreca tanto tempo inutilmente, però sprecare, che in questo caso non si spreca, tempo utile, perché vedere veramente provare a ridosso di una manifestazione come questa è proprio un momento di preghiera, di condivisione e di gioia, anche per queste nostre belle realtà che cantano lo spirito, cantano la gioia di vivere. Grazie veramente a tutti i cori. È proprio veramente questo, insomma, lo spirito appunto che anima la serata, no? Il fatto della comunione, dello stare insieme, di cantare e di mettere a proprio agio le persone che salgono qui sul palco, ma principalmente di dare un servizio per tutta la comunità di Squinzano e non solo, perché veramente da qui è tanta la gente che stasera è venuta a partecipare a questa rassegna di cori sacri. E noi ci auguriamo veramente che di andare avanti, prenda piede. No, certo. Adesso, a proposito di rassegna, c'è un gruppo che si sta adesso prestando a salire sul palco. Loro sono di San Pietro Vernotico, cui parliamo ormai, che è anche un evento che raccoglie ormai i consensi anche dei paesi vicini, degli altri paesi. È un gruppo di giovani della parrocchia Don Bosco, il coro Don Bosco di San Pietro Vernotico, che ha scelto per noi un brano tratto da Sister Act dal titolo Hail Holy Queen. Il coro, eccoli qua, stanno salendo, sono tutti giovanissimi, accogliamoli con un applauso. Tutti giovani, vengono dalla vicina San Pietro Vernotico, sono diretti da Valentina Perlangeli. Il coro è nato appunto nell'omonima chiesa di San Pietro Vernotico per animare la Santa Messa e le varie attività della parrocchia. Il gruppo non è semplicemente formato da persone che condividono la stessa passione, ma da individui che formano una vera famiglia. E come in ogni famiglia, il legame fra i componenti supera la semplice amicizia. Questo mi hanno scritto e questo con gioia vi comunico. Valentina Perlangeli, il coro Don Bosco di San Pietro Vernotico. Buon ascolto. Ma ci sono anche due ragazzi, sono già sacerdoti? Sono già sacerdoti? No. Seminaristi, dai. Nemmeno. Yeah.
È fatta, è fatta. E ancora Valentina, un applauso perché lo meritano tutto. Che bravi. Che bravi, c'hai voi della classe. Bravi, bravi veramente questi ragazzi. Complimenti. Stiamo vedendo niente. Che c'è la curva con voi. Comunque siamo contenti della curva. Va bene, va bene. Allora, ringraziamo anche Valentina e il coro Don Bosco. Complimenti a questi ragazzi. Continuate a fare quello che fate, sempre vivere nell'ambiente della parrocchia e vivere la gioia di questi ambienti che aiutano soltanto a crescere in maniera sana. Veramente ne vale la pena. Chi premia il coro? Premia, e va bene, non so, abbiamo più o meno fatto, non vedo nessuno dei nostri. Chi premia? Di nuovo. Allora, visto che è di San Pietro, il nostro parroco, Monsignor Marcolli, il nostro arcipreste, Don Nicola, dai. Risale Don Nicola, applauso Don Nicola. Don Nicola, dici qualcosa. Sono contento perché la tua voce questa sera. Non è un problema, la sento tutti i giorni. Vabbè, che c'entra, la sento comunque tutti i giorni. Sono contento di appartenere a San Pietro Vernadio e che magari loro non sono troppo giovani per conoscere me, visto che ne abbiamo 53 anni. Cogliamo l'occasione di ringraziare intanto tutti voi che vi siete un po' infreddoliti, o no? O siete così forti? Ma la musica riscalda il cuore, riscalda. Non solo. Diciamo solo due parole. La prima, grazie a chiunque ha partecipato e soprattutto a coloro che hanno lavorato. Ci diamo già appuntamento per il prossimo anno, a Dio piacendo, la prima domenica di settembre lo faremo presso il piazzale di Maria Regina. Poi abbiamo già in programma tra 2 o 3 anni, ma quello con calma. L'idea è questa: cresciamo nella qualità e anche nei gruppi che magari vogliono scegliere di lodare così la Madre del Signore. Qual è l'obiettivo? Di riprendere con gioia il nuovo anno scolastico, il nuovo anno sociale, sotto la protezione sempre della Mamma Celeste. Quindi grazie a ciascuno, e queste occasioni ci servono anche per vivere insieme quella gioia di credenti. Grazie ancora. Grazie a te Don Nicola, grazie. Consegna l'attestato di partecipazione al coro Don Bosco e a Valentina per la gente e a tutto il coro. Grazie, ci vediamo dopo. Don Nicola l'ha già fatto, siamo all'ultimo coro, ma noi volevamo ringraziare anche, ne approfittiamo adesso perché poi ci sarà questo diciamo momento finale di una canzone di coinvolgimento, e naturalmente il ringraziamento va all'amministrazione comunale, naturalmente alla comunità, all'Ora del Salento che è il nostro partner, a tutti i media che comunque hanno ritenuto ognuno a loro modo di poter dare spazio a questa nostra bella iniziativa, sperando di averli al nostro fianco nella proseguo delle nostre belle iniziative, perché veramente, come dicevamo prima, c'è bisogno di tutti. Tante volte ci sono persone che si mettono contro, senza magari motivo, avranno forse delle loro ragioni, ma non serve, serve invece fare gruppo, stare insieme, perché una comunità cresce superando anche forse anche antipatie, forse anche invidie, eccetera, però alla fine si sta bene insieme e si cresce insieme. Noi ultimo gruppo. L'invito, scusami un attimo, lanciamo anche l'invito: se ci sono gruppi di altri paesi potete tranquillamente iscrivervi, perché la manifestazione, la rassegna è aperta a tutti, non soltanto alla città di Squinzano, ma a tutto il territorio, a tutta la nostra arcidiocesi. Le parrocchie sono tante, per cui presumo che ogni parrocchia abbia una corale, un coro. Chi volesse può rivolgersi tranquillamente a Pino La Galle, comunque tramite appunto il nostro giornale, il nostro settimanale, o tramite le parrocchie varie manderemo gli avvisi, per cui anche per l'anno prossimo, se ci sono gruppi che vogliono partecipare, ben vengano. Continuiamo Pino con l'ultimo coro. Il coro che appunto andremo ad ascoltare nasce nel 2002 nell'ambito delle attività progettuali integrative del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Coro spalla in Puglia del leggendario quartetto afroamericano Golden Gospel Singers. Il coro ha collaborato anche con le produzioni di Rai 1 Grandi Eventi, per le quali ha interpretato la sigla iniziale del programma Primo Barocco 2004. Con Albano Garrisi e la sigla finale dello stesso programma. Il coro ha vinto diversi concorsi canori di rilevanza nazionale e vanta diverse apparizioni televisive. È costituito da spiritual e gospel, sia in versione originale, sia riarrangiato
in modo più moderno da due maestri in modo particolare. Il maestro Luana Ricci, arrangiatore tra l'altro della colonna sonora del film Nuovo Mondo, premiato con il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia del 2006, e pianista e collaboratore delle produzioni Rai 1 Grandi Eventi, e ancora del maestro Daniele Falangone, autore fra l'altro per la Warner Music delle musiche della fiction televisiva La Baronessa di Carini. Accompagna il coro al pianoforte il maestro Carla Petrachi, eseguono Just What a Wonder Child Elisabetta Guido e il suo coro AM Family. Elisabetta Guido e il coro e la maestra Carla Petrachi, la rivediamo con piacere, la riascoltiamo alla tastiera, al pianoforte, grazie. Ecco Elisabetta, prendete posto. Buonasera Elisabetta. Ciao Elisabetta. Buonasera a tutti. La caratteristica principale di questo coro è l'interattività con il pubblico. Vedrete che scenderà qualcuno di noi, tra voi, per farvi cantare. E allora vi chiedo di ripetere con noi alcune parole, molto semplici. Prima di tutto, la più importante, Jesus come Gesù. Forza, tutti insieme, Jesus. Jesus. Più forte. Jesus. Benissimo. E poi, Jesus, sing, Gesù, cantiamo, forza. Jesus, sing, più forte. Jesus. E poi sing, 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 cantiamo, cantiamo, cantiamo il Signore, forza. Sing, 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 tutti insieme. Bravissimi. Quando lo dirò io? Jesus, what a wonderful child. Gesù, bambino meraviglioso, sei nato in una mangiatoia, eppure sei il re del mondo.
abbiamo un coro gospel eccezionale. Grazie Elisabetta, sei straordinaria tu. Grazie. Veramente grazie della vostra presenza che ogni anno arricchisce, così come anche le altre presenze di tanti artisti come voi importanti, questo nostro festival della canzone mariana. Adesso siamo alla chiusura. Io inviterei intanto, sì, abbiamo da consegnare questo attestato ad Elisabetta, che poi preghiamo di rimanere insieme al coro con noi. Anzi, se tutti i partecipanti, tutti i cori, tutti quanti venite, trovate lo spazio, insomma, poi c'è anche il letto e facciamo Pino, questa chiusura insieme. Invito... vorrei condividere questo attestato con le due forze del coro, oltre al coro Gospel and Family. Per favore, fate un applauso a questo coro che sì, esiste da 10 anni. Allora, io vorrei Carla Petrachi e Damiano Mancarelli. Benissimo. Anche Carla vorrei invitare anche sul palco, per questa, visto che molto spesso abbiamo il piacere che ritorna in questo, in nostra comunità, perché l'ho visto nascere e siamo veramente orgogliosi di avere nel nostro nunzio apostolico un punto di riferimento importante. Vorremmo, per la consegna dell'attestato ad Elisabetta, invitare di nuovo sul palco a chiusura, come abbiamo fatto così all'inizio, il nostro nunzio apostolico eccellenza Monsignor Pezzuto. Grazie. Consegniamo. Grazie eccellenza. Potete salire tutti sul palco, abbiamo già invitato i cori, prego, prego. Fatelo. Quanta energia che c'è, non solo fisica ma anche spirituale. Congratulazioni. Vedevo suonare questa qui non solo con le mani ma anche con la testa. È chiaro, è l'espressione. Congratulazioni ancora. Benissimo, grazie. Grazie a Monsignor Pezzuto, grazie. Che bello, allora, potete prendere posto anche da quest'altro lato. Siccome tutti i cori sul palco. Venite, allora li dico anche Walter, anche le nostre hostess, Maurizio, Federica, tutti quanti. Angela, Riccardo, Salvatore, Walter, insomma tutti quanti. Allora la chiusura è questa, cosa abbiamo pensato? Siccome quest'anno il tema era In Cammino, abbiamo parlato spesso sia in tanti brani di cammino, di strade in comune, e allora il pensiero che questo nostro cammino condiviso possa portare ad un momento, ad un mondo migliore, e allora abbiamo scelto per il finale questa canzone bellissima di Claudio Baglioni, Strada Facendo. Cantiamola tutti insieme, se siamo pronti partiamo, siamo pronti con i fazzolettini tutti avanti, diversi, forza, forza, tutti quanti. Fazzoletto, ogni coro un fazzoletto di colore diverso. Giovanna, colore, tutte le ragazze del balletto, tutte. Come vedete hanno colori diversi, perché non c'è diversità, non c'è colore di pelle, non c'è diversità di lingua, di religione, tutti quanti facciamo questo percorso che poi per tutti è comune. Allora, visto che è un percorso di vita comune, facciamolo insieme, creando questa speranza del domani migliore. Prego. Spostiamoci anche. Gli scudi siamo diventati grandi insieme. Con la smaniosa chiedere di un posto acceso. Noi siamo diventati grandi insieme. Intorno a me e i cassetti di ricordi, gli indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima e poi andar via, e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un estate di città, accanto alla mia ombra nuda di malinconia.
tante più dolori e di miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento dentro un senso di inutilità, e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai. In mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno la mia ingenuità, e giovane e violento mi son detto tu vedrai. Perché domani tu. Buonanotte a tutti, grazie. All'anno prossimo. Grazie a tutti prossima. I cori. Perché domani sia migliore, perché domani tu. Grazie buonanotte di tutto. Buonanotte a tutti e l'anno prossimo. I balletti, vai, i ballerini, il saluto. Giovanna, dov'è Giovanna? Tutti i cori avanti, prego, se ci grazie riuscite. Grazie a tutti, grazie. Tutto saluto. Alzate, un momento di condivisione, bellissimo. Viva Maria, domani è la festa della donna e la natività. È il suo compleanno.